Qui non hanno sbagliato, è che è un'evoluzione non ancora uscita. È la mega evoluzione. Sì, la mega evoluzione di Pikachu che uscirà con Pokémon Scudo e Pokémon Spada. Spada. No, Pokémon Falce e Pokémon Martello. Ah. Ok, quella. Poi non è detto che siano Pokémon, può essere il quinto Teletubbies. Che poi ti lamenti del montatore. È un cinese pagato un euro al mese. Pretendi che te lo faccia anche bene? Pensa, Giovanni viene pagato molti più euro al mese e non monta pure peggio. Io i Pikachu non li ho mai montati. La prossima immagine di avevi un solo compito da svolgere è uno screen del montaggio di Giovanni. Esatto. Poi ci credono davvero questi. Perdo più tempo a correggere i suoi zoom che a montare il video di per sé. Se vuoi non li faccio. Dai, aspetta. È quello che Camper, sono 3 anni che aspetto che tu me lo dica. Va bene, mi arrangio, dimmelo. È il bait. Comunque, come avete capito, il mondo è pieno di persone che avevano un solo compito da svolgere, ma hanno fallito miseramente. Oggi vedremo le immagini che ci avete inviato voi. Quindi scada lavorato. Sì, scada lavorato, ha raccolto le più divertenti, quindi raga. C'è pure una selezione. E se faranno schifo sappiamo chi licenziare. Esatto. Chi non abbiamo mai assunto, scad. Quindi vi ricordo che tutte le immagini simili che trovate potete inviarcele tramite messaggio privato alla pagina Facebook. Che non si sa mai che facciamo un altro episodio. Detto questo, partiamo con la prima. Negozio aperto, 9 giorni alla settimana. Loro sì che lavorano. Quanti giorni alla settimana lavori te? Sono 7. Mamma, sei uno scansa fatica, Andrea. È il modo perfetto per evadere. Quando non dichiari gli straordinari, perché Beh, magari sono 9 giorni alla settimana da 20 ore. Hanno un diverso una diversa concezione. Quando della settimana. No. Loro lavorano 9 giorni alla settimana, 30 ore al giorno. Maturano la pensione in un anno e mezzo. Beh, qui hanno fissato. Hanno sbagliato, ma hanno fissato. Ah, l'ho capito adesso che è il coso per aprire la porta. Altrimenti quella porta, sai, con tanto così di mattoni non la apri. L'altro giorno a casa io ho tipo un pezzo di legno per far sì che il mio cane non apra la porta. L'ha buttato giù, il pezzo di legno si è impigliato tra la porta e il muro e non riuscivo più a entrare in casa perché il mio cane mi ha chiuso fuori casa. Forse il tuo cane non si è sbagliato. Era premeditato da anni. Forse il tuo cane non è cieco, Leo. Bene. È per la parità di sessi, perché sennò la donna diceva oh, mi nascondete solo a me, oh, maschilisti, così nascondiamo solo l'uomo. Parità alla donna. Questa perché parità è? No, non lo so. Hanno messo i contorsionisti. Cosa volevano fare esattamente? Hanno messo il lavandino nella prima parte di muro prima di mettere muratura e le piastrelle. L'hanno messo proprio sul muro portante, penso. Anziché il sapone per grattare un po' il muro e ti fai la polverina super schiumosa. Perché come lavi le mani con l'amianto non le lavi. Non lavi più. Qui non ho capito. Hanno messo le piastrelle tutte al contrario. Ah, al contrario, adesso ho capito. Si sono accorti dopo quante piastrelle? 3, 6, 9, 12, 16, 18. 18 piastrelle ci hanno messo per accorgersi. Si incastravano bene tra di loro. Secondo me erano al telefono. Come sta andando la piastrellatura? Le piastrelle oro sono bellissime. Sì, le piastrelle... Oro? Oro. Io sono stato a Roma, bellissima, a fianco al Colosseo c'è la Torre di Pisa. Penso che così possono anche accettarlo. Ci fosse stato scritto Livorno, i pisani andavano a invadere la Cina e davano fuoco direttamente all'intera provincia. Questa è casa di Bertra. Questo è. Questa è casa di Bertra. È così il bagno, cioè non è molto più largo. Questa l'hanno fatta col drone di ripresa, non c'era altro modo di farla. Mi sa che quella scala la lasci lì. Non ci credo. Mi sa che non la vedi più quella scala. Rismontiamo il tubo dell'acqua o seghiamo in due la scala? Seghiamo in due il tubo dell'acqua. Penso che non si debba piegare così. No, dici? No, come questo... Cosa te lo fa intuire? Il mio sesto senso, da idraulico. Piuttosto certo anch'io. Penso che l'idraulico che ha fatto questo lavoro, il sesto senso da idraulico non ce l'avesse. Chi hanno licenziato a MediaWorld? Questa immagine qua triggererebbe quanto Sheldon Cooper quando doveva scegliere tra PlayStation e Xbox. Ma penso che questa immagine triggeri un po' chiunque. Sì. Se ci avessero messo sopra un controller della Wii sarebbe stato... Forse quello della doccia era meglio di questo. Lei puoi tirare la carta igienica stavolta. Sì, ma no, ma è un incentivo a usare il bidet, capisci? Che non c'è. Magari fuori inquadratura. No, c'è lo spazio per il bidet lì, Andrea, ma non c'è. È dietro il muro, lì dietro, fidati. Allora, lo spazio per il bidet è per la carta igienica. Hanno di mettere la carta igienica da un'altra parte e il bidet non metterlo. Il soggiorno. Il famosissimo Mnald McDow.
McDom. McDom. Ma come minchia fai? Beh, guarda, basta invertire. Se vuoi la soluzione, è un puzzle a due pezzi. Ci mancava. E l'hanno sbagliato. Ci mancava che facessero delle doppie V con le M e era finita. Secondo me era il tipo del McDonald's che ha visto uno lì. Fa, lei è il tipo che deve montare. In realtà era una spia del Burger King. E fa, sì, sì, sono io, si fidi. Lasci fare a me. Creepy. Ha gli occhi nelle orecchie. E qualcosa. Il naso nelle orecchie anche. Ma perché il naso è diventato un pene? Un pene. Qui non si sono sbagliati. Qualcuno voleva divertirsi perché era sull'ultimo giorno di lavoro. Dava una pacchetta a ogni coniglio che passava per far sbagliare le stampe. Fino a che non ha raggiunto la perfezione. Questa non era una persona. Era il cane da pastore che aveva solo un compito. E non era sorvegliarle le pecore. E non era creare una specie nuova. Ma perché non avete capito? C'è il pastore tedesco che guarda le pecore e poi c'è il pastore sardo che è una nuova specie di cane introdotta da poco. Il mio padrone fa così, si farà ben così, no? È capacitivo, impara da quello che vede, dalle esperienze. La faccia della pecora vale il video. È per proteggerle. Cioè, il lupo, secondo te, preferisce mangiare una pecora o una pecora piena di sborra? Mi piace pensare il lupo sull'alto della collina che lo guarda e fa: io quelle pecore non le tocco più. Non me le mangio. La cover per far galleggiare il tuo telefono, $129. Indovina un po', il tuo telefono non galleggia. E io che mi fidavo di Smith cazzo. È una zavorra, non è una cover. Ha il peso specifico minore il telefono. Galleggerebbe. È una cheerleader bionda, ragazzi. Ma guarda quanto è convinta. È un pozzo di stereotipi. Queste sono quelle personalizzate. Condividi una Coca-Cola con Isis. Questa l'avevo vista bellissima. Che c'era share a Coke with your dad. E c'era tipo che faceva così. E non c'era nessuno. E poi la riprendeva triste. Probabilmente doveva essere Iris. Hanno sbagliato a scrivere. Oppure uno ha fatto il simpaticone e si è fatto fare quella personalizzata con Isis. Non saprei. Just right, happy birthday. Era l'ordine da effettuare, non la scritta da mettere. Questo avevo il next level. Aspetta, te la trovo. Era questo il next level, Leo. L'ho mandato io sul gruppo. Su subito. Ford Fiesta, 3000 euro. Carrozzeria ottimo stato, macchina perfetta. Puntini puntini. Metti 2300 euro il prezzo. Se tirano sul prezzo arriva massimo fino a 1800, non di meno. Oddio. E poi parte da 3000. Non ha capito un cazzo quello che doveva. C'è un infiltrato. Che come fai a imballarle? Cioè, c'è la macchina e l'hanno buttata. C'è la macchina, ma la macchina è a casa della Coca-Cola e a casa della Pepsi. E se Coca-Cola e Pepsi fossero la stessa azienda che si fa concorrenza per far sì che tutti sì, per far sì che non ci sia monopolio. Mi è appena arrivato un messaggio dall'FBI che dice di rimanere qui e di non muoversi. Cosa c'era in quel pupazzo? Ad ogni modo, fidati che non è così facile. Tu pensi sia impossibile sbagliarsi, ma nell'Happy Meal di Deadpool, quando dovevo incollare gli occhi su Deadpool, non si capiva un cazzo di quale fosse il verso giusto. E li ho sbagliati 4 volte, perché li ho messi prima a sinistra o destro. Spawn, quanti anni avevi? No, fidati che non saresti in grado neanche tu. Infatti tu quel Deadpool l'hai visto e non l'hai neanche toccato. Per... Giovanni, non sei ancora risposto. Quanti anni avevi? Era l'anno scorso. No, neanche. Ecco, se dicevi 6 anni facevi più bella figura. Il famoso Dio Coniglio. Qui è il coniglietto di Pasqua che cerca di boicottare il Natale. Sembra di Scooby-Doo. Che è in realtà San Nicolas. Wrong. Il coniglietto di Pasqua nero. Ah, se non fosse stato per voi ficcanaso, l'avrei fatta franca. Citazione di ogni cattivo di Scooby-Doo. Sapone aveva solo un compito. Refillare la macchina del sapone. Lui è fermamente convinto nel riscaldamento globale. Quindi sta aspettando. Tra 500 anni, quando la temperatura sarà cresciuta di 500 gradi, un ottimo dispenser di sapone sarà questo. Fa ridere la mano messa lì ad aspettare. Mi sembra il marocchino che al semaforo mi chiede i soldi. Questo che aspetta uguale a lui. Può stare lì anche 500 anni, ma... Il lavavetrio o il giocoliere? Guarda, sei molto bravo, ma... Ma no. Per me no. Utile questo semaforo, utilissimo. È per le multe, Andrea. Tu passi col rosso, non lo vedi, ma la multa ti arriva lo stesso. T-shirt. Fossero così tutte le t-shirt, sarebbe un mondo migliore. Andrea, avresti un sacco di t-shirt inquietanti. Ma... t-shirt per donna. Ehi, me l'hai specificato, Ah, ho caldo, mi levo la t-shirt. Tanto sotto il resto. Sì, sì. Sì, sì. È il caso.
Picchia col fuoco, picchialo! Questo è un meme, non è un divertimento, ma è bellissimo. C'era un cartone dove c'erano i vigili del fuoco che pestavano a sangue il fuoco. Non mi ricordo cos'era. Erano di quelli per bambini stranissimi. Sì, tipo sì, due fantagenitori. Sì, sì. Forse era Grisù. Era il draghetto Grisù. Che lui era immune al fuoco pure. E lo combattevano in maniera un po' strana. Perché sicuramente sputando fiamme non lo spegnevi. Sarebbe stato bellissimo se avessero attaccato il proiettore al ventilatore e continuava a girare senza stesso, spostando l'immagine. Yav, Njorv. Yav. Ma quello che mi piace di questo meme è che you had one job, è anche storto. E se invece fossero le auto capovolte? E se fossimo in un museo di arte moderne e le auto fossero appiccicate al soffitto? No. Le piante non crescerebbero bene a testa in giù, secondo me. Proviamo a piantare una pianta a testa in giù. Poi fa così. Dici? Sì. La pianta fa la U e torna su. Un fiore. Perché deve e poi la rigiriamo. E va un'altra U. E la rigiriamo ancora. Crei una sinusoide. Lo facevamo con i fagioli alle elementari. Sai che provavi a metterli all'oscuro, nascevano bianchi. Provavi a metterli viceversa, nascevano su così. No, l'unica cosa che facevo io era rubare i fagioli al negozio di verdura e metterli nelle fioriere di mia nonna. E poi le crescevano i fagioli alti così. Una volta mi ho fatto la zuppa ai fagioli borlotti con i miei fagioli. Ce n'erano 23. Wow. Grande pranzo di Natale quel giorno. Acqua calda e sale. Però... giù. Con un fagiolo ne avevo creati tre io, ero avanti. Cos'è, uno schema piramidale? Poi con quei tre fagioli ne crei 9, con quei 9 27. E poi non c'è più spazio nella fioriera. E poi c'è quello che il lavoro lo fa male ma lo fixa. Ha lasciato i cavi scoperti ma è tutto a posto. Stanno all'ombra. Anche dalla pioggia, protegge da tutto questo. Quel faro esplode al primo 1% di umidità. Guarda che è sicurissimo, fa parte delle luminarie di Notre Dame ed è sicuro al 100%. Ok ragazzi, questa era l'ultima. Vi ricordo che se avete immagini simili potete inviarcele tramite messaggio privato alla pagina Facebook. Chi controlla? SCAD. Quindi non noi, non prendetevela con noi, che noi non controlliamo. Dovete scrivere SPON, devi assolutamente vedere questa. Dovete scrivere SCAD, devi assolutamente vedere questa. E se vi risponde come sono camper, sono sponsor, non è SCAD. Sta mentendo, non è vero. La pagina Facebook ormai è sua. Penso che SCAD abbia detto a quattro ragazze che sono il loro ragazzo nel frattempo. Hai già quattro matrimoni civili in ballo, Giovanni. Buono. E uno è pure omosessuale. Per oggi può bastare dal camper. Da SPON. E da Leo. È tutto, noi ci vediamo. Quando come? Come, ma con un prossimo video. Asgana away!